Nella puntata di Verissimo, andata in onda oggi su Canale 5, abbiamo visto come ospiti Gaia e Daniele dopo la scelta Uomini e Donne. Ecco che cosa ha rivelato lei in merito al rapporto che l'ex tronista ha con suo figlio. La puntata di Verissimo andata in onda oggi su Canale 5 è stata particolarmente emozionante anche per quanto riguarda la presenza di Daniele e Gaia dopo la scelta avvenuta in settimana nel dating show di Maria De Filippi. I due hanno svelato a Silvia Toffanin come stanno andando le cose e hanno chiarito che ora, senza telecamere, riescono a vivere meglio il tutto e si stanno conoscendo sempre di più. Non solo, sono tornati anche sul percorso che hanno fatto in TV e, in questa occasione, hanno rivelato alcuni retroscena. Daniele per esempio ha ammesso: Gaia non è stata molto leggera nel percorso, e per questo inizialmente il bacio non arrivava. Lei, dal canto suo, ha ammesso che ha avuto non poche difficoltà a reggere il tutto e poi ha detto: il fatto che non ci fosse stato ancora un bacio quasi fino alla fine è stato per me sinonimo di grande insicurezza. Uomini e Donne, Gaia e il rapporto di Daniele col figlio di 4 anni. Le parole a Silvia Toffanin. Nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, Gaia ha anche parlato del suo amore precedente e del fatto che ha sofferto tanto. Ha spiegato, nel dettaglio, di aver vissuto un amore tossico dal quale non riusciva ad uscire. Non solo, stando al suo racconto, ha anche fatto un importante percorso psicologico che l'ha aiutata a capire quanto quella persona, il padre di suo figlio, non fosse l'uomo adatto a lei. Nel corso della puntata, inoltre, Silvia Toffanin ha anche chiesto se Daniele fosse disposto a diventare padre e la sua risposta spiazza: certo, non programmo niente, ma sarei pronto, perché no? Insomma, un modo per far capire che sarebbe pronto anche a mettere su famiglia con la sua Gaia, una volta certo della loro storia. Ancora, lei ha confermato che Daniele ci sa fare molto con i bambini e che con suo figlio è stato particolarmente dolce. Mi ha stupito in positivo, non credevo fosse così bravo con i bambini. Lui poi ha detto: ovvio, se voglio bene alla persona che ho a fianco devo volerne anche a suo figlio. Alla fine è arrivata anche una bellissima sorpresa da parte di Ida Platano. L'ex tronista ha da sempre apprezzato il percorso di Daniele, sia per quello che ha detto o fatto, che per la sua personalità. Anche lui ha affermato pubblicamente: spero che Ida trovi la persona adatta a lei. È stata la prima persona che mi ha capito fin da subito. Al termine si sono augurati di poter vivere il loro amore sempre più intensamente. Per quanto riguarda il grande passo, ossia una gravidanza o un'eventuale convivenza, c'è ancora da attendere.